La festa dei lavoratori vista da lontano, in un periodo in cui è tornato massiccio il fenomeno della fuga di cervelli. Questo è lo spirito dell'iniziativa della Fondazione Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana, che in occasione del 1° maggio ha invitato tutti coloro che lavorano all'estero ad inviare delle videocartoline per raccontare la propria esperienza all'estero e cosa si dovrebbe fare in Italia per un rientro nel bel paese. Sinceramente in Italia non vedo tante prospettive, non vedo tante possibilità. Un mio sogno sarebbe poter fare il mio lavoro nel mio paese, qua in Italia, invece di dover emigrare e provare da altre parti. I video degli expat italiani avranno un canale dedicato e andranno ad arricchire il museo e l'archivio della Fondazione, che ha già prodotto un docufilm dal titolo Italia addio non tornerò, che ha movimentato il dibattito sul mondo dell'emigrazione giovanile.